Le cose a volte nascono un po' per caso. La giornata raccontata in questo video è la realizzazione di un'idea gettata lì sul tavolo, qualche giorno prima a Cochabamba, alla Ciudad de los Niños. Trovate il video sul canale. Non era assolutamente in programma, ma ci siamo ritrovati con diverse persone del luogo a fare un trekking sopra i 5.000 metri. Viaggiare a volte significa andare oltre. Sono Timothy, lui è Claudione, e con il profilo Our Discovery Travel racconto i nostri viaggi. Sono alla continua ricerca dell'autenticità e della bellezza e, tramite progetti di sostenibilità, cerchiamo di avere anche un impatto positivo sul nostro pianeta. In questo video farò una cosa che non avevo mai fatto. Sarà un'esperienza in cui dovremo andare un po' oltre. Oltre i nostri limiti, oltre la fatica, superando la pesantezza polmonare ed immergendoci in quella che si rivelerà una giornata straordinaria. Our Discovery Travel presenta Cercando Nuna, il nostro viaggio in Sud America. Nuna in lingua quechua significa anima o spirito. Perché vi sto dicendo questo? Perché questo viaggio in Bolivia ed in Perù fa parte del progetto Cercando Nuna. Non sarà un viaggio normale, non seguiremo le classiche rotte turistiche. Vogliamo incontrare l'anima vera del Sud America. Per questo visiteremo molteplici associazioni che si occupano di minori, di sostenibilità, di tutela di animali o di riforestazione e li aiuteremo concretamente grazie alla campagna crowdfunding. Ti lascio il link in descrizione. Inizia il viaggio. Inizia cercando Nuna. Giorno 4. Giorno 4 e andiamo sul Tunari Peak che dovrebbe arrivare fino a 5.030 metri. Tanto qua sta albeggiando. Come prima cosa scendiamo in città per comprare il pranzo e qualche snack per l'escursione di oggi. Tutti i camion qui sono in fila per il diesel. Andare in giro per i mercati è una cosa che amo sempre fare. Oltre al mangiare prendiamo anche le foglie di coca. Qui in Bolivia sono perfettamente legali e serviranno per il trekking. Più avanti vi spiegherò perché. Le foglie ci serviranno per la salita. Compriamo i panini affettati. Io e Claudione compriamo anche dei palloni per la Ciudad de los Niños e dell'acqua. Tonnellate di patate, tuberi. Ma tonnellate davvero? Abbiamo preso 3 palloni e adesso manca shampoo e balsamo. Gli altri sono di là. Macelleria, verduriere, 7 tonnellate di banane. Ci aspettano poi 2 ore di strada da Cochabamba al Pico Tunari. Girando per la città si può immediatamente vedere che le strade asfaltate si alternano a quelle di terra. Fulvio, che ci accompagna oggi, è appassionato di sport, ma ci dice che qui non è praticamente possibile correre o andare in bici. La situazione delle strade o la possibilità di essere inseguito da un qualche cane randagio glielo rende praticamente impossibile. Oggi dovremo arrivare sulla punta là. Quando vengo a sapere di queste problematiche, che sento lontanissime da quella che io reputo la mia normalità, comincio sempre a pensare moltissimo. Man mano che ci allontaniamo dalla città e cominciamo a salire, il paesaggio intorno a noi si riempie di bellezza. Siamo a 3.400 metri, probabilmente il punto di partenza per il trekking è sui 4.200 e si arriva fino a 5.000. Oggi 3 agosto è il giorno in cui questa macchina ha deciso di organizzare il viaggio per il prossimo anno in Africa. Verrà Fulvio, Claudione, Samu, dobbiamo ancora capire, e Isacco. Diventa sempre più una cartolina ed il respiro comincia a farsi sempre più difficile. Siamo già oltre i 3.000 metri e attorno a noi non ci sono altro che montagne e pascoli di lama. Ci siamo fermati perché ci sono lama da tutte le parti. Siamo quasi a 4.000 metri e comincia a far freschino. El biberón, has dicho. Recién le vamos a dar. Cuando no están las mamás. Ajá, cuando no están las mamás. Está con una putita. Así. Pido.
Bagno in Bolivia. Con vista. 4500 metri, Pico Tunari. Dobbiamo andare lì dietro e siamo già sulla luna. Là c'è anche del ghiaccio. Grazie. Siamo partiti. Bisogna tenere un passo molto molto lento. L'altitudine si sente tantissimo. Adesso bisogna camminare molto lentamente perché i battiti devono restare bassi e bisogna fare dei respiri molto profondi. Là c'è qualche ragazzo boliviano che è con noi, che sta correndo in salita in maglietta a maniche corte. E noi siamo conciati così. E poi la foglia mettete tutta in parte sotto la guancia e la tenete lì senza masticarla. E dopo vi torno. E questo dove lo mettiamo? Sempre sulla guancia, non lo bisogna buttare giù. Ah sì, no! Come la chiama? Ma è dolce! Buonissimo! Non devo mangiare. L'effetto della coca, delle foglie di coca, è stranissimo. Perché senti molto meno la fatica, senti molto meno l'altitudine. E adesso stiamo camminando a 4008 e mi sento meglio di quando eravamo a 4005. Ti viene anche la guancia stile scoiattolino. Siamo a 4009. La guancia diventa sempre più da scoiattolino. L'effetto delle foglie di coca è strano perché ti anestetizza un po' tutta la bocca. Infatti questa parte qua non la sento più tanto. Il fiato abbastanza bene. Qui i locali si mettono a correre. Io probabilmente morirei. E il paesaggio è incredibile. Incredibile. È incredibile come basta pochissimo, dove non ti concentri e non coordini il battito e il fiato, e subito senti subito l'altitudine. Finché resti in silenzio, concentrato sui battiti bassi e sulla respirazione profonda, l'altitudine si sente molto meno. Adesso riscendiamo un pezzo e poi risaliamo per quella stradina fino a quel cucuzzolo, e dietro c'è la cima. In queste clip ero abbastanza serio, siccome ero super concentrato, ma dentro di me mi sentivo come un bambino a Natale. Stavo per superare un mio piccolo limite. Mi trovavo in montagna ed attorno a me c'era un paesaggio stupendo. Eravamo con amici e dei ragazzi boliviani e non c'era una nuvola in cielo. E tutta questa bellezza è servita anche un po' a nascondere la preoccupazione. Siamo vicini alla cima. Il vento era comunque molto forte. Alcune zone un po' esposte, ed il sentiero era una pietraia ed era anche molto molto ripido. Stupenda, giornata stupenda. Il pensiero della vetta da una parte mi gasava tantissimo, ma dall'altra ero anche un po' preoccupato. 4900 metri. L'ultimo pezzo è molto impegnativo. Si sale ancora molto molto molto... Com'è che si dice? Si sale molto rapido. Rapido. È molto ripido e si sale rapido. Siamo a 5000 metri. Sono molto affaticato. Qui è sempre più ripido e diventa sempre più difficile. Però il panorama è una roba incredibile. Era una salita ripidissima ed un burrone, siamo arrivati così in cima. Io ero troppo stanco per festeggiare. Claudione si era fermato poco prima della vetta perché non si sentiva al sicuro.
Non so dire bene che cosa stavo provando. Ero molto soddisfatto, ma tirava un vento fortissimo, faceva freddo e sentivo le gambe molli. Non so come descrivere quella sensazione, ma non mi riuscivo a rilassare completamente, siccome non mi sentivo ancora al sicuro. C'era tutta la discesa ancora da fare. Quella salita però mi ha fatto provare delle emozioni chiare, che modificheranno anche le mie avventure future. Vorrei provare a salire più in alto. Sento proprio una maggiore consapevolezza di me stesso ogni volta che porto l'asticella del limite un po' più in alto. Fulvio è la nostra guida e la Ciudad de los Niños non solo organizza eventi, no, progetti umanitari, ma anche experience in giro per le montagne, quindi contattateli per andare sul Tunari o altre montagne qui limitrofe. Abbiamo quasi finito il pezzo più difficile. Adesso poi una camminata divertente. Vi metto qualche video col drone per capire che posto incantevole abbiamo avuto la fortuna di vedere. Ormai ci stavamo lasciando alle spalle la discesa più tecnica ed i passaggi più esposti. Stavo finalmente cominciando a sentirmi al sicuro. Mi stavo finalmente cominciando a godere il traguardo appena raggiunto. Adesso c'è tutto il pezzo facile. Comunque, progetto Buscando Nuna, siamo a pochi giorni dall'inizio, eppure abbiamo già vissuto delle turbo esperienze. La pass incantevole, la visita a Cochabamba di la Ciudad de los Niños ci ha fatto conoscere proprio degli amici, cioè stiamo proprio bene lì, fanno un progetto incredibile, si occupano dei bambini più in difficoltà, fanno un lavoro stupendo. Con Aspem abbiamo visitato la ruralità più vera, cioè siamo andati in mezzo al nulla a una festa con un corteo, una mangiata comune, abbiamo bevuto con loro, cioè è stata veramente un'immersione nell'autenticità. E oggi, che non era nulla in programma, addirittura potevamo non farlo perché questo non era in programma, il Tunari Peak, 5040 metri, la prima volta che faccio un trekking così alto, ed è stato stupendo oltre per l'aspetto paesaggistico ma anche per la sfida, cioè tenere le foglie di coca in bocca, sentire un'altitudine così pesante. È stato bello perché ci ha fatto completamente immergere in quello che le persone qui vivono ogni giorno. Adesso stiamo tornando e ci preparano carne di lama e di trota d'altura, quindi un'altra cosa iper autentica che mangiano sempre qua. Quindi per ora Buscando Nuna sta veramente andando nella direzione sperata. E qui abbiamo Claudione, che con 65 anni, a lui non gliene frega niente, lui viene sulle Ande, comincia a camminare a 4005 e arriva a 5000 metri, proprio non gliene sbatte niente, lui va. Claudione, Claudione, niente da fare. Non ce n'è uno uguale a me, via. Ma poi guarda che spettacolo che ti si apre davanti. Ah, che spettacolo. È interessantissimo come ci sia differenza di pietre. Cioè proprio ci sono dei tagli netti e non so bene che materiale sia, ma sono delle lingue che tagliano tutto il versante con pietre diverse. Dobbiamo andare giù e poi risalire e poi riscendiamo le macchine che sono di là. We'll be right back.
trekking a 5000 metri. Claudione, hai visto che non era oggi il tuo giorno? Eh no, non era il mio giorno perché anche oggi è il nostro anniversario. È 5 anni che ci siamo conosciuti. Il primo giorno del cammino di Santiago 2019. 3 agosto. Dai. E vai. Siamo arrivati nel posto dove mangeremo trote e lama. Qui si cucina con la torcia. E qui c'è una bambina. Provecito. Questo è un mais particolarmente cresciuto. Questo è il capanno in cui abbiamo mangiato uno dei pranzi della vittoria. Quelle mangiate che fai dopo aver raggiunto un tuo obiettivo che stavi rincorrendo da tanto. Non so se per la felicità, ma il cibo era veramente buonissimo. Anche quando faccio i cammini e mangio quando ho veramente fame, in quei casi il cibo ha un sapore diverso. Ho lasciato il cuore sul Pico Tunari, è stato un tassello importante del nostro viaggio in Bolivia. Si chiude così il nostro quarto giorno di viaggio. Non potevo chiedere di più. Nuna l'abbiamo incontrata dal mercato di Cochabamba di stamattina alla cima del Pico Tunari. Claudione, riepilogo di questa giornata. Una favola. È stata una favola. Non sono contento perché abbiamo fatto una bella passeggiata in altura, però il fiato mancava. Ed è stata una giornata di montagna stupenda, poi eravamo un bel gruppo, ci siamo trovati proprio bene. Quindi diamo la buonanotte. Buonanotte. Notte.